Giovani e ambiziosi, i ragazzi di Forza Nuova Cerveteri hanno raccolto buone considerazioni e ora si cimentano a dare un contributo per le prossime elezioni a Cerveteri. Il segretario Giuseppe Onorato tuona contro la classe politica cittadina. Sicuramente facciamo breccia per la nostra costanza che abbiamo avuto in questi ultimi 7 anni. Siamo andati avanti e abbiamo portato avanti delle battaglie sociali radicali a fianco dei cittadini di Cerveteri, mentre i politicanti di Cerveteri hanno praticamente lasciato e abbandonato il cittadino ai propri disservizi, ai problemi che riempie Cerveteri. Noi invece siamo stati sempre a fianco, in battaglie ad esempio contro la droga, che è un problema che dilaga a Cerveteri. Abbiamo fatto delle battaglie a favore degli asili nido, 35.000 abitanti mancano gli asili nido, e abbiamo fatto delle battaglie per aiutare delle giovani famiglie e non solo. Onorato parla di clientelismo e boccia gli ultimi governatori. Sicuramente Cerveteri ha una tradizione di clientelismo molto forte, nel senso che le persone, la politica locale negli ultimi 30 anni ha instaurato un sistema dittatoriale quasi di clientelismo, quello che i cittadini dovrebbero avere come diritto e come di giustizia nei confronti della politica, lo vedono come un chiedere. Naturalmente questo qui è un problema che deve essere sradicato completamente alla radice. Noi chiediamo solo ai cittadini comunque di non dar più fiducia a chi ha governato negli ultimi 30 anni Cerveteri e casomai di voltare pagina e guardare da qualche altra parte. Né destra né sinistra, Forza Nuova vorrebbe un sindaco capace di amministrare. Anche se a noi ci identificano come diciamo di destra, noi ci togliamo dalla destra e dalla sinistra, per noi i problemi non hanno colore, i problemi dei cittadini devono essere risolti al di là dell'ideologia, al di là delle appartenenze. Noi siamo naturalmente per chi governi bene la città. E infine, da come si parla, un candidato come Gino Ciogli, come lo giudicate? Vista la storia di Cerveteri, sicuramente questa qui potrebbe essere una grande sconfitta. Non si tratta di campanilismo, ma si tratta solo che una storia, un popolo come Cerveteri, 35.000 abitanti, non riesce ad avere un candidato sindaco che rappresenti tutti i cittadini di Cerveteri. Questa qui sicuramente è una sconfitta.